Radio Radio Più. By Night Roma. Parlare di storia è uno dei miei argomenti preferiti, lo facciamo con una grandissima associazione, una bellissima realtà di cui sono venuto a conoscenza adesso, un po' fuori onda, ma di adesso ne sapremo molto di più. È una bellissima associazione che si chiama Latium Vetus, ci è venuto a presentarla oggi il presidente Giacomo Castro e anche Diego Casubolo. Ciao ragazzi. Ciao Damiano, ciao, buonasera a tutti quanti. Parliamo di Latium Vetus come grandissima associazione che ha come obiettivo, da quel che ho capito, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale vastissimo, anzi, che dire, immenso della provincia romana e non solo. Lascio la parola chiaramente al presidente Giacomo Castro, che ci parla, Giacomo, di Latium Vetus, di come è nata l'associazione e anche degli scopi che si prefigge di ottenere da Latium Vetus. Ciao, allora guarda, noi siamo nati 5 anni fa e siamo un po' partiti da quello che hai detto te, cioè nel senso che il patrimonio culturale della campagna romana l'abbiamo scoperto anche noi, insomma, da ragazzi, lo trovavamo splendido, vastissimo, ma purtroppo soggetto ad abbandono, un patrimonio molto, molto poco conosciuto, poco valorizzato. Quindi volevamo cambiare le cose e abbiamo costituito questa associazione che si è subito data da fare per insomma, in qualche maniera incidere sul territorio, e quindi abbiamo iniziato una serie di importanti battaglie che ci vedono impegnati nella zona sud fondamentalmente di Roma. La campagna romana è vastissima, bisogna dire questo, che insomma sono 50-60 km di raggio tutto intorno a Roma, un territorio magnifico di cui pregno di cultura. Pregno di cultura, ma citato ad esempio anche questo da Leopardi nella Ginestra, insomma, quindi se Leopardi ha salvato qualcosa di Roma era proprio la campagna romana. Beh, sì, nella poesia la cita direttamente, ne cita proprio gli aspetti centrali, ed è un territorio ricchissimo di un'enormità di monumenti, ma non solo monumenti, casali, tutti quanti, diciamo così, sì, immersi in questo paesaggio, è vero, magnifico. Perché noi pensiamo molto spesso ai monumenti dell'antica Roma, ma ci sono anche la Roma dei Papi, la Roma rinascimentale, la Roma ottocentesca, d'inizio novecento addirittura. Assolutamente. Il guaio è che purtroppo questo patrimonio vastissimo si è trovato, diciamo così, ad essere aggredito da una serie di attività antropiche, ma fondamentalmente poi non è stato mai valorizzato, mai approfondito, mai portato alla conoscenza del popolo. Ecco. Voi pensate che ad esempio noi abbiamo richieste di visite guidate, ad esempio, ti faccio questo esempio, dall'estero, e da Roma no. E questo infatti è sempre stato il grande paradosso dei romani, che effettivamente, io lo ammetto, non ci viene spontaneo, non si sa perché, acculturarci su noi stessi, perché magari o diamo tutto per scontato o forse c'è una ragione psicologica molto più profonda. Quindi immagino che Latium Vetus sia, innanzitutto, i due scopi principali sono consapevolezza a livello popolare, che è la prima cosa, perché la gente deve avere la consapevolezza, e poi cercare di scuotere le istituzioni proprio per valorizzare. Bravissimo. Il patrimonio. Assolutamente. Le colonne portanti sono infatti tutela e valorizzazione. Quindi tutela, conserviamo, salvaguardiamo, ma anche diamo una visione diversa, cioè basta questo territorio preda di consumo del suolo, preda di attività antropiche impattanti, speculazione, anche perché la campagna romana serve fondamentalmente a due cose: attività residenziali e ciclo di smaltimento dei rifiuti, ma si può usare per molto altro e anche cose molto più, secondo noi, che portano, diciamo così, proprio elevazione sociale ma anche economica, turistica. Economica, redditizia, perché effettivamente se i turisti chiedono di vedere la campagna romana, perché non guadagnarci? Pensate, non c'è nulla di male. Pensate che in Spagna il Cammino di Santiago nasce fondamentalmente una serie di decenni fa e oggi è l'attività, diciamo così, principale di una serie di regioni come ad esempio la Galizia. Ma c'è tutta un'attività antropica, diciamo così, anche di turismo, di valorizzazione del territorio. Vastissima, assolutamente sì. Noi dovremmo replicare, effettivamente. Speriamo di farlo, perché le cose ci sono e ne vale la pena. La principale, ti faccio semplicemente questo esempio: la principale battaglia dell'associazione è stata ed è tuttora la valorizzazione, il recupero, la salvaguardia di un monumento molto 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 bello che si chiama Tor Maggiore. Tor Maggiore. Esattamente. Il complesso medievale, pensa del 1200, che nessuno lo sa, ma voglio dire, è stato probabilmente realizzato
a una zona ancora più antica, perché probabilmente è una torre romana, che però nel Medioevo viene, pensate, restaurata per difendersi dagli attacchi di Federico Barbarossa. Cioè noi, addirittura, esattamente, noi praticamente abbiamo un monumento di un evento che tutti quanti studiamo, abbiamo studiato sui libri di scuola, del liceo, delle medie, e noi non sappiamo, non si sa, che praticamente noi abbiamo un monumento molto 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 importante, 34 metri d'altezza, un complesso con una torre intorno al centro di un castello, con delle mura proprio che sono conservate, una cosa unica, per che in qualche maniera riecheggiano ancora quegli eventi di quell'assedio di Federico Barbarossa nella zona di Albano Laziale. E che nessuno conosce. E che nessuno conosce, non solo nessuno conosce, ma in tanti anni è stata completamente abbandonata proprio al degrado, nonostante, pensate, sia la sceneggiatura della prima scena del film Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini, che è il cantore della campagna romana. E qui potremmo anche chiudere una parentesi un po' pietosa per proprio questo degrado di un monumento storico, anche cinematografico. Assolutamente. La nostra associazione si batte, diciamo così, proprio per la tutela, e siamo stati molto felici perché recentemente l'istituzione principe della tutela in Italia, che sono le soprintendenze, bene, la soprintendenza dell'area metropolitana di Roma ha emesso un vincolo paesaggistico di 2000 ettari che si sviluppa tra Pomezia, tra il comune di Pomezia ed il comune di Ardea, e si chiama ambito delle tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia e altre della campagna romana, che quindi in qualche maniera unisce nuovamente questo vasto territorio agricolo di 2000 ettari, quindi molto molto grande, però lo porta, diciamo così, lo ricollega a Tor Maggiore, quindi fa di nuovo di Tor Maggiore il monumento principale di questa zona, e questo non può che farci piacere. Vogliamo difendere questo lungimirante progetto della soprintendenza che, se adeguatamente supportato, potrebbe portare veramente a un cambio di passo epocale su questa zona, che è a nostro avviso satura di degrado e di abbandono. Pensiamo e noi ce lo a auguriamo. Uno sviluppo diverso. E noi ce lo auguriamo. Passiamo la palla quindi a Diego Casubolo. La tua esperienza con Latium Vetus, progetti che stai seguendo con Latium Vetus. Sì, io aderisco a Latium Vetus dal momento in cui capisco, essendomi trasferito da Roma a Pomezia, precisamente nella zona di Santa Palomba, diciamo, vivo direttamente sulla mia pelle quello che sta succedendo diciamo nell'area dell'agro romano, cosa che invece vivendo a Roma non percepivo. Quindi mio è stato veramente un passaggio culturale che anche grazie a realtà associative come Latium Vetus sono riuscito a fare. Perché diciamo Latium Vetus sì, appoggia molto sulla campagna romana, ma l'occhio va anche oltre. È chiaro, è chiaro. E quindi diciamo le caratteristiche di Santa Palomba sono che è un territorio di confine, quindi diciamo si incontrano i confini del comune di Roma, del comune di Pomezia, del comune di Ardi, del comune di Albano, e quindi è particolarmente evidente l'aggressività dei territori che in espansione tutti questi comuni, perché ognuno poi guarda magari alle casse del comune da riempire con oneri di urbanizzazione, certo, e quindi questa espansione, vivendo a Santa Palomba ormai da 8 anni, mi ha fatto capire che è un continuo consumare territorio, un continuo compromettere il paesaggio, perché poi parliamo di beni monumentali, ma anche il paesaggio, nel senso una collina coltivata fa parte del nostro paesaggio, che poi trova anche riconoscimento nella Costituzione. Cioè noi siamo anzi forse l'unica democrazia occidentale che ha riconoscimento del valore del paesaggio in Costituzione. E poi questo tre principi fondamentali. Questo principio fondamentale trova queste difficoltà ad essere attuato. Grande paradosso. Esatto, esatto. I padri costituenti l'avevano capito, noi non abbiamo difficoltà ad attuarlo. E quindi sostanzialmente che cosa succede? Che questa aggressività del territorio cancella in continuazione quello che sembrerebbe il nulla, perché il problema sostanziale è che la percezione che hanno i cittadini dei campi coltivati è che sia il nulla, che sia spazio per nuove costruzioni. Ma così non è. Ma così non è. Ma non è mai stato così effettivamente. Esatto, esatto. E quindi sostanzialmente il Torre Maggiore, diciamo, è il monumento di cui parla Giacomo, un monumento che potrebbe essere, sarebbe sicuramente considerato una punta di diamante, a Roma si perde, forse anche subendo il fascino della città eterna che comunque ha forte attrattiva, e quindi un monumento che se fosse stato
si fosse trovato altrove, magari sarebbe stato valorizzato. Lo vediamo aggredito in continuazione, ormai circondato da un'area industriale in continua espansione, perché questo è il discorso. Vediamo che si progettano, si costruiscono nuove aree residenziali, nuove aree industriali, a fronte di abitazioni che sono disabitate, a fronte di capannoni che hanno chiuso a seguito della crisi. Allora, quello che vorrei personalmente stimolare è, diciamo, una riflessione sul fatto che comunque la continua espansione non è funzionale al territorio, perché comunque non è ragionata, è semplicemente la sommatoria di interessi individuali che mal si conciliano con l'interesse collettivo, che è quello della valorizzazione, di comunque consumare meno suolo possibile. Questa, la questione del consumo di suolo, che molto spesso è presente in tutti i programmi elettorali di tutte le forze politiche, poi sparisce, non si ragiona bene prima di consumare ettari e ettari di territorio. Ecco, quindi ognuno pensa al proprio orticello, e quindi Latium Vetus dovrebbe farla l'autorità, ma pensa chiaramente anche a questo, a non consumare il territorio, territorio che è patrimonio culturale, un patrimonio importante, l'abbiamo detto, se si pensa al denaro, chiaramente è un territorio che può essere redditizio a livello turistico, importante anche fare consapevolezza non solo all'estero, perché l'hanno all'estero la consapevolezza, non l'abbiamo noi, e chiaramente smuovere, ripeto, le istituzioni in questo senso. Assolutamente sì, guarda, io ti posso dire questo, che mi ricollego anche a quello che diceva adesso Diego. La cosa più bella è, noi facciamo visite guidate ogni mese sulla campagna romana, e abbiamo scelto proprio di dare maggiore spazio a quei luoghi, a quei monumenti meno conosciuti. È bellissimo portare turisti che magari pensano di perdere del tempo, o comunque così di farsi una passeggiata, ma di vedere poco, invece vedere la soddisfazione nel turista che va là, rimane a bocca aperta perché non si aspettava di trovare, di vedere quello che poi, grazie semplicemente a una guida turistica magari formata, che magari ama quel territorio, riesce a vedere. E questo è bellissimo, è bellissimo perché è la prova tangibile che quando noi andiamo a consumare territorio, spazio, andiamo a degradare, abbandoniamo, non valorizziamo, in realtà stiamo facendo un danno a tutti quanti noi stessi, e non solo ai nostri figli, ai nostri assolutamente poli, alla cultura, assolutamente, perché quel territorio che andiamo a cancellare, come ad esempio nel caso di Santa Palomba, ma ti potrei citare anche altri casi, qui siamo nei castelli, qui siamo pieni di cose da valorizzare, questo territorio non è un territorio comune, è un territorio molto ricco, non è una percezione comune, è un territorio molto ricco che, se messo nelle condizioni di essere, perdonatemi il termine, anche sfruttato culturalmente, non più sfruttato dal punto di vista meramente speculativo, ok? Dà un sacco di opportunità a sostenibili. Incominciamo veramente a capire questa parola, sostenibilità. Sono opportunità, sono anche opportunità lavorative estremamente forti, estremamente a lunga gittata, a lunga visione. Ecco, diciamo anche magari a qualche politico che magari potrebbe veramente sfruttare la situazione. Volete sfruttare la situazione? Sfruttate la cultura delle campagne romane, posti di lavoro, turismo, chiaramente tutto e di più, insomma. Ti basti pensare che sulla campagna romana nel passato si sono censite circa 300 torri medievali, di queste circa 300 torri medievali ne sono rimaste più o meno 100. Tor Maggiore, il complesso di Tor Maggiore, Santa Palomba, quindi una zona che non è conosciuta per essere un luogo, diciamo così, di cultura. Bene, Tor Maggiore è il complesso medievale della campagna romana più importante. Quindi pensate, se si iniziasse a pensare ad un prolungamento, ad esempio, del Cammino del Pellegrino, che è stato recentemente approvato dall'Assemblea Capitolina di Roma, che va dal centro di Roma, dalla periferia di Roma, fino al Divino Amore, se si iniziasse a pensare ad un prolungamento di questo cammino dal Divino Amore fino a Santa Palomba, il complesso di Tor Maggiore, fino ad Ardea, quanti territori, quanti comuni ne beneficerebbero, quante attività nuove di agriturismo, di sviluppo culturale si potrebbero imperniare in questo territorio con un inizio di buone pratiche veramente veramente forte. Noi ci crediamo tantissimo, e ci crediamo perché conosciamo il territorio e perché ne conosciamo le potenzialità. Quindi iniziamo a pensare non più alla realizzazione dei soliti capannoni, le solite cattedrali nel deserto che poi vengono utilizzate per tutt'altro, o abbandonate, crisi economiche che si succedono da un decennio all'altro. Beh, incominciamo a parlare di sostenibilità seriamente, e credeteci, c'è
ci sono possibilità concrete per tutti, ma soprattutto uno sviluppo culturale, quindi cittadini più consapevoli, cittadini che amano il loro territorio, cittadini che in qualche maniera hanno anche una sensibilità maggiore, diversa, e un territorio migliore. È vero, assolutamente. Volete partecipare a un territorio migliore, scoprire questa grande realtà? Noi vi diamo qualche informazione, perché è importante, amici romani, amici della notte, partecipare con l'Anzium Vetus, saperne di più, avere anche solo la consapevolezza, è un passo avanti. Quindi vi diamo qualche riferimento, andate sul sito www.laziumvetus.it per avere tutte le informazioni possibili, capire, carpire la grande realtà, i grandi progetti che ci sono dietro l'associazione di Giacomo Castro, a cui collabora, ripeto, Diego Casu e molti altri, esatto, volontari. Esatto. E andate su Facebook, Associazione Anzium Vetus, magari vi rifate gli occhi, sapete quante immagini di monumenti che poi vorrete visitare, un like è dovuto, e potete contattare l'associazione al seguente indirizzo email: associazioneanziumvetus@gmail.com o al numero 338 9109 016. Ve lo ripeto, 338 9109 016. Giacomo, Diego, è stato un piacere avervi potuto intervistare qui a By Night Roma, e vi auguro una grande fortuna per il vostro lavoro, perché è un lavoro titanico, ma se ce la farete anche solo al 50% sarà una grande vittoria. Grazie a te. Guarda, è vero, è un lavoro titanico, ma noi siamo molto entusiasti, lo porteremo avanti. Grazie mille, caro. Grazie a voi. Ciao, ragazzi, a noi di Radio By Night andiamo avanti, perché la serata continua e la notte è ancora giovane. Radio. By Night Roma.